Una chiesa online può essere una delle soluzioni negli ultimi tempi. Può essere una soluzione negli ultimi tempi. Geremia 23:23 dice: sono forse solo io un Dio da vicino e non anche un Dio da lontano? Per cui Dio non è solo Dio vicino perché sono presente in una chiesa locale. E grazie a Dio per questo, grazie a Dio per le chiese online. Ci sono tanti fratelli e sorelle che stanno frequentando una chiesa online, grazie a Dio. E in questi ultimi tempi di pandemia, in questi ultimi tempi dove non c'è una buona, una seria, chiesa locale, le chiese online possono essere una soluzione, le scuole bibliche online possono essere una soluzione, la nostra radio Fede Italia online può essere una soluzione, dove facciamo la cena del Signore, dove preghiamo, dove intercediamo, dove studiamo le scritture. Quando l'Apostolo Paolo curava le persone, li curava, mi piace dirlo, online, ma dice, pastore, ma non c'era online, che cosa dici? Beh, scriveva le epistole. E Paolo diceva assenti nel corpo, ma presenti nello spirito. E poi Paolo dava le varie argomentazioni. Paolo faceva consulenze matrimoniali online con le lettere. Primo Corinzi capitolo 7, gli hanno fatto delle domande in merito al matrimonio e Paolo da lontano rispondeva. Paolo li curava da lontano. Perché lui credeva al Salmo 107 verso 20 che dice: egli mandò la sua parola e li guarì, li scampò dalla fossa. Tutto quello che noi dobbiamo fare è mandare la parola di Dio. E noi possiamo mandare la parola di Dio, Paolo scriveva, io la posso mandare ora online, mi vedete così come sono. Mi vedete, parliamo, reagiamo nelle nostre scuole bibliche, nelle nostre sessioni di scuole bibliche, le persone crescono, si diplomano, si fortificano. Perché ci vedono, perché sentono, perché crescono. Per cui la chiesa online non la disprezzate, non fate poco conto. Anche perché in tempi di pandemia, vi ricordate la prima fase di pandemia, come sono andate avanti le chiese? Come è andata avanti la chiesa di Cristo? Online. Tutti quelli che criticavano il mondo online, le chiese online, hanno dovuto poi sperimentare la chiesa online perché era l'unico pulpito che poteva arrivare nella casa dei loro cristiani, dei loro fratelli, delle loro sorelle. Per cui non disprezzare la chiesa online, perché è una vera e propria chiesa. La Bibbia dice in Ebrei 10:25: non abbandonate la vostra comune adunanza. C'è un'adunanza fisica, c'è una riunione fisica, ce n'è una spirituale. Per cui in questi ultimi tempi Dio userà molto le chiese online, userà molto le radio online, userà molto le scuole bibliche online. Non disprezzare, come dice in Zaccaria, non disprezzate il giorno delle piccole cose. Dio vi benedica.